Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Antonello Venditti, celebre cantautore romano, si lascia andare a riflessioni e interviste, proprio mentre si avvicina la maturità 2024. In una recente intervista, Venditti ha ripercorso i suoi successi e delineato i suoi progetti futuri, senza risparmiare opinioni schiette sul panorama musicale contemporaneo. Nonostante l'apprezzamento per la musica odierna, il cantautore ha criticato, anche se parzialmente, due delle artiste più in vista del momento, Angelina Mango e Annalisa. Le sue parole hanno immediatamente scatenato polemiche sui social. Venditti, uno dei pilastri della musica italiana, ha parlato con affetto del suo storico brano, Notte prima degli esami, un inno per gli studenti liceali alla vigilia degli esami di maturità. Durante l'intervista ha offerto uno sguardo nostalgico sul suo percorso artistico e si è espresso su vari temi, dall'attualità alla politica, fino alla musica che ascoltano i giovani oggi. Venditti, con la sua lunga carriera, ha analizzato l'industria musicale attuale, rilevando come i giovani artisti vivano costantemente sotto la pressione di scadenze e la paura di essere dimenticati. Questi giovani sono bravi, io so fa quello che fanno loro, ma loro non sanno fa quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenze, hanno paura di essere dimenticati. Particolare scalpore hanno suscitato le sue considerazioni su Annalisa e Angelina Mango. Prendi Annalisa, è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche, e poi c'è qualcuno che decide il suono per tutti. Queste dichiarazioni non sono state affatto gradite dai fan delle due pop star, che hanno subito difeso le loro beniamine sui social. Molti hanno sottolineato come sia Annalisa che Angelina non siano semplici interpreti, ma vere cantautrici, che scrivono e producono i propri pezzi. Non sono mancati neanche i meme, rendendo la polemica ancora più vivace e condivisa. Che ne pensate delle dichiarazioni di Venditti? Siete d'accordo con lui? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!